Carica Diffy, ecco con le fettuccine, praticamente Romana ha, con una fettuccia obbligato i piloti ad effettuare questa variazione di traiettoria, quindi una traiettoria diamante. Ecco il polino. Vetturino. Eccolo Suzuki, il buon Mattia col palo lì lo tira giù sempre. È un concetto difficile per un pilota, anche se sembra una sciocchezza, ma vuol dire dominare la pista, cioè essere in grado di mettere le ruote del quad dove si vuole, non essere passivi, inventarsi traiettoria per poter sorpassare, vestarsi traiettoria per vincere. Ovvio, non saranno traiettorie che ti faranno fare il giro veloce, ma saranno traiettorie che ti consentiranno di effettuare un sorpasso. Oh, e adesso Mattia l'ha presa. Questo è il senso di un'accademia, fare in modo che i piloti possano sperimentare ciò che non proverebbero neanche in gara amatoriale. Roman Cupri. Perfetto. I piloti cominciano a capire il senso, anche perché Roman si è messo a chiudere ancora di più quello che devono fare, cioè attraversare il quadro, entrare già attraverso il quadro. Ecco il doppiato del buon Valeri. Venturino, ottima entrata, ottima uscita. Adesso vediamo buon Mattia. Mattia comunque la problematica di gestire un mezzo molto pesante per lui. Signori, questi ragazzi comunque a quei mezzi, a quei pesi, a quelle cilindrate ci devono arrivare, per cui bisogna imparare e bisogna metterle in condizione di iniziare a capire. Perfetto il Venturino, perfetto il Galizzino, e arriva il Mattia. È stato eliminato il paletto, vediamo. Perfetto, il concerto è stato preso. Signori, dal Fero, con un'ultima immagine di Romano, di Franco Frattonda, recetto per le traiettorie diamante con possibilità di sorpasso. È tutto. A dopo. Martedì 22 novembre.